tentativo sulla fascia di sinistra ancora della Dinamo Kiev, pallone dentro, attenzione, e c'è il gol della formazione della Dinamo Kiev, lasciato troppo solo, il numero 25 Milevski ha potuto battere Kalac per la gioia dei tifosi della Dinamo, molto solo. Ecco il presidente della formazione, Igor Surkis, le bandierine e Kalac, dopo 5 minuti e 30 ha provato ad avvolare su questo tentativo vincente di Milevski e nulla da fare, però il tiro precisissimo. Ecco, rivediamo ancora, numero 25 colpisce senza problemi e il Milan deve cercare ora già di recuperare la partita. Lancio lungo, va Willy Aubameyang, lavora di Omero, poi è Di Gao, troppo solo a Milevski, ha potuto battere senza problemi ed è l'1-0 per la formazione. È stato spostato Di Gao che poi colpisce la palla con la mano, certo, ma perché sbilanciato. E c'è il corner, il primo, ne ha battuti due il Milan, al sesto Milevski. Vediamo al 20° minuto, risultato di 1-0, il corner a favore della formazione della Dinamo Kiev, pallone lungo, una mischia, attenzione il tiro ed è il gol del 2-0, il gol del 2-0 per un tiro dal limite dell'area, nulla da fare per Kalac, coperto da tre avversari, Kalac ha provato ad arrivare sulla botta dal limite dell'area e c'è il gol ancora della formazione ucraina al 21° minuto, sorride il presidente Igor Surkis, rivediamo. Forse anche deviato il tiro, ma nulla da fare, rivediamo ancora la botta dal limite e c'è il gol del 2-0 per la formazione della Dinamo. Bonera si guarda e riprova il Milan in questo finale per cercare di riaprire la partita e gustarci il secondo tempo, poi viene avanti Cafu, si guarda intorno, Bonera detta il pallone, mette in mezzo questo bel cross, colpo di testa, gol signori Pato è uno, gol signori Pato è uno, gol signori Pato è uno. Va di testa il piccolo Pato, ma vola l'anatra Pato ed è il gol dell'1-0. Bellissimo il cross di Bonera, Pato è uno signori, al momento giusto, Pato è uno signori. Ecco il gol di testa, non è alto ma salta il signor Pato, vola l'anatra Pato. 1 per il Milan, 2, eh sì. Avevamo ancora questo gol qua di Pato, è volato e ha segnato gol, e uno gol di Pato, signori. E allora saltate e andate a bere voi una bella bibita, perché si annuncia un bel secondo tempo, pezzettino di Emmental per voi, per me solo un po' di acqua, ma il risultato ve lo do io, al sesto Milevski, secondo me di questa sera, perché Pato ovviamente tutto da scoprire, ma Di Gao ha già giocato un paio d'anni in Italia col Rimini, viene avanti Cafu, buono il movimento di Cafu, ecco subito Pato che appoggia, molto concreto, pallone dentro, vai Gerardino, attenzione, Gerardino la ferma, e attenzione controlla la palla, e poi la mette in rete, Aladino come lo chiamo io, Gerardino 2-0. 2-0, ci voleva, l'ho detto che avrebbe segnato. Al quinto minuto, eccolo là, un gol pesante per lui, pesante per il Milan, sì, come un film di Fassbinder, come un cofanetto di film di Fassbinder, o se un bel film persiano che si proietta al Festival di Locarno. Bella azione, ha avuto tempo di andare sul portiere, evitarlo, questi sono i gol di Gilardino, ha sfregato l'uomo della lampada ed è venuto il gol del 2-2, rivediamo, ferma di Sterno, controlla di punta e corregge al fin della licenza, io tocco, signori, come Rostan, come il Cyrano de Bergerac, al fin della licenza, io tocco di testa, dice Alberto Gilardino. 6 minuti di gioco, risultato di 2-2, quindi il pareggio
auspicavo il gol di Gilardino, Pato e Gilardino, e il dio del calcio ci vuole bene, gol di Gilardino e Pato, importante. Il Milan vuole vincere questa amichevole, il Milan onora queste amichevoli, partito, ma ripeto, bella...